ragazzi. Ho cambiato spot, sono tornato verso Pastena e ora mi trovo sulla sinistra del porticciolo di Pastena, appunto. E qui fa un po' di risacca, l'acqua è del colore giusto. Io ho appena rifatto la montatura, pesco con un galleggiante da 1,50 g a goccia e terminale 0,16, amo del 14, tre bigattini a muovere e niente, speriamo di riuscire a prendere la spigola. Ragazzi, sembra un bel pesciotto, eh. Allora va subito giù. Va in mezzo alle rocce, speriamo di non perderlo. È un bel pesce davvero, eh. Mamma mia ragazzi, che pesce, non vedo nulla. Dalla fine delle rocce ragazzi, niente da fare. No, l'ho perso, no, non ci credo. Non ci voglio credere. Mamma ragazzi, un treno. Avevo cambiato montatura perché da 1,50 g non reggeva sia il forte vento di terra, le raffiche di vento di terra, sia la corrente che c'è sotto. Ho fatto di tutto per tenerlo, non ce l'ho fatta ragazzi, veramente un pesce grande, un pesce grande. Ho ancora le gambe che mi tremano e inizia ad andare tutto verso sinistra, non ci ho potuto fare niente. Niente ragazzi, slamato, slamato, un bel pesce, forse anche la sporcizia non ci ha aiutato. Incredibile. Anche qui, seppur di meno, c'è lo stesso problema che avevamo sull'altro spot, quello di stamattina, cioè c'è della sporcizia che rimane in sospensione, alghe, foglie che ogni tanto portano giù il galleggiante, ma di meno sicuramente rispetto a stamattina, molto più pescabile. Ragazzi, il primo pesce dopo quello che ho perso è un saragotto che ora libero immediatamente. Thank you.
Sarà cotto, ragazzi. Ragazzi, le condizioni del mare sono ancora buone, però regolarmente arrivano delle raffiche di vento che impediscono proprio di pescare, di far andare il galleggiante in pesca, quindi ho deciso di smontare tutto e andare via. Non è stata una giornata particolarmente fortunata a livello di catture, è uscito qualche sarago, piccoli cefali, un paio li ho ripresi con la telecamera. Il pesce che dovevamo tirare su non lo abbiamo tirato, quindi niente da fare, per questa volta ha vinto lui. Vi invito a lasciare un like e a commentare se il video vi è piaciuto e di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Io vi saluto tutti e vi do appuntamento ad un prossimo video. A presto.